che sia degna della vostra amicizia, significa cercare con umiltà ma con determinazione di fare una politica che non scenda a compromessi, né sugli obiettivi, né sugli stili, né sui modi, altrimenti vi mancheremo di rispetto e non saremmo più vostri compagni di strada. Mi piace cominciarla così questa serata e concludo con un ultimo fatto che ci riguarda da vicino. Anche questo è un piccolo segnale, ma sono piccoli segnali che noi raccogliamo, registriamo e che ci danno spinta per continuare ad andare avanti. Benvenuti in Italia ha fatto sua un'altra battaglia. Per adesso, in quasi totale solitudine, chiedere l'annullamento delle elezioni regionali in Piemonte. Chiedere l'annullamento delle elezioni regionali in Piemonte perché riteniamo che queste elezioni regionali siano state viziate da comportamenti che, al di là di essere illeciti da un punto di vista amministrativo, al di là di essere quasi certamente illeciti anche sul piano penale, rappresentano l'ennesima offesa a quel rapporto che deve esserci di lealtà tra le istituzioni, chi fa politica e i cittadini. Di qualche giorno fa, una prima timida presa di posizione del presidente del TAR piemontese che ammette: forse potevamo fare più in fretta, forse potevamo imprimere una svolta diversa a come sono poi andate le cose. Sappiamo che questa partita non è chiusa sul piano amministrativo, perché adesso la questione è in mano al Consiglio di Stato, che ha fatto appello addirittura alla Corte Costituzionale per rimuovere alcune norme che potrebbero essere di scudo e impedire che giustizia sia fatta in maniera più pulita e più chiara, ma sappiamo anche che il procedimento penale nei confronti di Michele Giovani in particolare sta andando avanti e sta andando avanti celermente. Che ne dicano anche qui e ancora una volta coloro che pensano alla politica come un qualcosa che si fa puntando al ribasso, accettando compromessi, rassegnandosi al così vanno le cose, ancora una volta noi diciamo a tutta questa politica di ogni coloritura che non ci stiamo, che non è questa la politica nella quale crediamo, che ci rendiamo conto che annullare le elezioni regionali sia un danno economico e un danno per la democrazia, ma siamo altresì convinti che sia un danno ancora maggiore fare il callo a quello che è successo, fare il callo e andare avanti, mettere la crosta, fare la crosta, sapere che delle cose sono successe, che sono gravi, che contraddicono certi principi fondamentali di lealtà e rispetto, pazienza, si fa la crosta e si va avanti. Qui a forza di fare la crosta ci troviamo nel paese che sappiamo. Basta con le croste, basta con i calli, basta con questa abitudine al ribasso, basta. Certo, si devono pagare dei conti a cercare una politica diversa. Si paga un prezzo, ma è il prezzo che qui tutti coloro che sono con noi, benvenuti in Italia, e cercano con coraggio giustizia e verità da tanti anni, hanno pagato e continuano a pagare. Chissà perché noi non dovremmo essere della stessa pasta. Chissà perché noi dovremmo smettere di volere una politica capace di quel coraggio, di quella verità e di quella giustizia. Costa qualcosa, pazienza, vale la pena pagarli certi prezzi quando ci fanno vivere più liberi e in una democrazia più degna. Questa è la cornice nella quale vi diamo il benvenuto, caro Roberto, cara Laura, cari a voi che siete qui questa sera. Questo è Benvenuti in Italia, questi sono i nostri principi, questi sono i nostri punti di riferimento, questi i nostri giovani e non solo i nostri giovani. Una serata importante allora questa, un primo test, torniamo a dialogare con chi fa politica, Benvenuti in Italia per questo nasce, per dialogare in maniera stringente, per capire, per trovare punti di contatto e andare avanti per il meglio che si può. Allora questa sera è un primo test, nel quale ci confrontiamo, ma soprattutto ci confrontiamo con Roberto e con Laura, a partire dalle 5 priorità che alla fine di un lungo percorso collettivo e corale, perché i percorsi democratici e partecipativi richiedono tempo e pazienza, e chi non ha tempo e pazienza difficilmente costruisce percorsi democratici e partecipati. Un lungo percorso, durato oltre 6 mesi, nel quale un po' per volta, ascoltandoci, discutendo, limando e ancora sintetizzando, siamo arrivati a 5 punti. Questa cartolina che tra poco vi verrà distribuita, ma che adesso vi viene presentata in modo tale che Roberto e Laura possano reagire dicendoci a loro avviso che valore hanno queste 5 posizioni e come il partito che loro rappresentano, soprattutto in questo contesto molto particolare, le prossime elezioni amministrative, pensano loro che si possa porre. Allora sono 5 le priorità.
con le quali abbiamo munto un po' per volta il grande lavoro fatto negli scorsi mesi. Non le presento io queste cinque priorità, abbiamo chiesto a cinque di noi che rappresentano pezzi diversi di Benvenuti in Italia, chi Atmos, chi Libera, chi Consorzio Bene Lavoro, chi Gruppo Bene, abbiamo scelto cinque di noi e abbiamo chiesto loro di rappresentare questi cinque punti sinteticamente, non più di 5 minuti a testa, per raccontarci cosa c'è dietro queste 5 priorità, e poi la parola a Roberto e a Laura. Grazie a tutti, grazie per questa attenzione, per questo clima, avanti. Andrea, il primo punto, c'è un microfono agelato, è sempre un mistero, ma noi siamo uomini e donne di fede. Ciao a tutti, mi presento Andrea Stacco, io rappresento Atmos. Ma allora, il primo punto non poteva che essere sicuramente quello legato alla scuola. Non a caso Benvenuti in Italia sceglie di partire dal organizzare una scuola. La nostra scuola è la scuola di politica, proprio perché crediamo nel valore dell'approfondimento che ci aiuta a discernere, quindi a comprendere e quindi a poter decidere. E allora sulla scuola, proprio per stare nei tempi, due questioni in maniera particolare di lancio. Ma allora, il primo aspetto senz'altro è quello della sicurezza scolastica. Per noi il tema della sicurezza scolastica, il tema dell'edilizia è un tema che in maniera molto pesante, anche molto dura, è entrato a far parte della nostra vita, dei nostri percorsi associativi che da anni portiamo avanti. Siamo stati